Ciao a tutti, amiche e amici di Andrew Chen, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Crusader Kings 3. È l'anno del Signore 1370, il 9 del mese di novembre. Il nostro imperatore e pontefice massimo Ruggero, lo studioso, ma anche Ruggero Magno, siede sul trono di Roma. Ruggero che abbiamo imparato a conoscere, un nome che abbiamo imparato a conoscere molte volte in questa partita. Si trova veramente in una situazione incredibile. Incredibile. L'impero più vasto che abbia mai giocato su Crusader Kings 3, anche perché questa è la prima partita che faccio. Ma a parte le battute, c'è sempre tanto da fare. L'idea di mettere un'Altavilla di Messina sul trono di Galizia e Volinia mi sta un pochino interessando da diversi episodi, da svariati anni. E mi piacerebbe provarci. Allora, la Galizia e Volinia è al momento sotto la famiglia dei Trifon. I Trifon sono di... Scusate, no, ho letto il nome dell'imperatore, non il cognome. Trifon è il nome. La famiglia sono quelli dei Rurikid Vitebsk. I Rurikid partono, se non sbaglio, a Novgorod. Famiglia russa. Gloriosa. Gloriosa famiglia russa. E in questo caso noi dovremmo provare a vedere chi ha il claim su questo regno. Però è un regno. Non ci posso credere. Questo è un regno, non è un impero. Non è l'impero di Russia, signori, ok. Allora andiamo a vedere il regno di Galizia e Volinia. I claim ce li hanno in pochi, in tutta onestà. Ce l'hanno in pochi, c'è una dinastia Pirovano, c'è una dinastia Rurikid, no, tutti gli altri sono Rurikid in realtà, Betula, Rurikid e compagnia. Ci invitano a tante feste. Dobbiamo trovare qualcuno che non sia né conte né principe, ad esempio Sviatoslava, Jaroslav, Pebrana e tanti altri. Severino II ha preso il nostro posto come capo culturale di Altavilla di Messina. Scusate. No, ci siamo sempre noi. Il gioco si è un attimo buggato per un momento. Abbiamo così tanta gente che ci chiede di uscire di prigione che non so davvero come fare. Ok. Andiamo a prendere qualcuno come Prebrana. Non è sposata ed è inuman. Ha 48 anni, è una russa, ha claim sulla Galizia, sulla Polonia, sulla Rutenia. E proviamo a vedere se possiamo fare un matrimonio con qualcuno dei nostri, della nostra famiglia. In realtà qui potremmo... Il punto è che poi lei non avrà figli. Vedremo, però potremmo fidanzarla per il momento con Ruggero di Norvegia. Quando lui avrà l'età adatta, lei avrà 54 anni e lui 16. Però questo mi permette fondamentalmente di portare questa donna a corte. No, in realtà no. Quindi nonostante tutto anche il mio tentativo di... Is in a religious relative. Dobbiamo aspettare che parta il matrimonio per portarla a corte. Va bene. Aspetteremo intanto qualche anno per questa cosa, ma c'è ancora molto da fare, quindi noi possiamo procedere. Ci sono al momento 14 titoli che posso creare, 41 prigionieri che posso rilasciare. Capite che ormai il gioco è diventato quasi ingestibile, se non applicando uno stile di gameplay che diventerebbe completamente noioso e inadatto a YouTube. Di conseguenza io adesso userò un gameplay buono per l'intrattenimento e non per il gioco. Lo dico
evitare che qualcuno magari non apprezzi, vediamo. Fica mi piace. Fica mi piace. Che qualcuno non apprezzi lo stile di gioco volutamente disinteressato. Ed iniziamo adesso a fare guerre per prendere il controllo della Terra Santa. No cost. Vastly inferior. E iniziamo con questa piccola guerricciola. Davvero microscopica. Tanto microscopica che non si vede neanche il nemico. Spero di poterlo prendere subito. Velocizzo a 4 la velocità. Ok. E adesso dovremmo essere in grado di prendere abbastanza rapidamente Tripoli e chiuderla, se non sbaglio. Enforce. Quindi qui chiudiamo la guerra e abbiamo Tripolis che possiamo dare a qualcuno randomicamente, a Buoso per esempio. E Tripoli fa parte del Ducato di Lebanon che adesso creiamo. Ducato del Libano. Che daremo poi al principe di Nord Italia. Assegniamogli anche il Libano. E il Ducato del Libano fa parte del Regno di Siria, che al momento non possiamo ancora creare perché ci mancano altri pezzetti di Siria. Ok, fatto questo, dichiariamo guerra ad Homs. Perché ovviamente è chiaro che adesso il mio interesse è quello del Regno di Siria. E guardate con che semplicità è possibile ottenerlo, perché praticamente continuiamo a prendere due figli della dinastia, benissimo. Continuiamo a prendere i casus belli di ripristino delle province romane e con gli uomini che abbiamo non c'è nessun rischio, davvero nessun rischio di perdere. Andiamo a prendere prima la loro capitale, velocemente. Ci porta già a 74. E qua chiudiamo. E anche queste due province adesso sono nostre. Io faccio fatica a capire se la musica è un po' troppo alta, ma la abbasso per sicurezza. Ecco fatto. E adesso andiamo a dare a qualcuno di randomico, come sempre, Candido può essere il primo. Hims, mettiamo qualcuno. Non guardo più neanche se queste persone hanno dei, come si possono chiamare, delle eredità. Ad esempio, questo è un cecoslovacco, magari poi è anche erede del regno di Boemia. Chi lo sa, chi lo sa. Ma al momento siamo talmente grandi che queste cose non hanno assolutamente nessuna conseguenza. E quindi non mi interessa. Ducato di Homs. E adesso che abbiamo anche questo nuovo ducato. Penso che il regno di Siria sia fattibile. Re di Siria, rimaniamo noi per adesso. Anche se, in tutta onestà, potrei rendere Magnus di Norvegia anche re di Siria. Re di Norvegia e di Siria, Magnus, il nostro erede. Questo gli aumenterà il prestigio e quindi iniziamo a tenerlo. È il prossimo futuro imperatore, no? Che cosa abbiamo qui? Una perk, finalmente iniziamo la perk della teologia per poi vedere se riusciamo a riformare la religione e cambiando le nome praticamente. E ora The Jure Lands 56, Restore Province. Ecco fatto. Raise Local Army. E andiamo ragazzi. È una partita che adesso sta prendendo i contorni del colore alla mappa, ma cercherò di renderla comunque interessante perché ho ancora qualche piano dei miei in testa. E ci siamo. Però prima voglio chiudere la Siria, voglio portare a casa tutti i territori siriani. Adesso dov'è la provincia, scusate? Perché non la vedo. È Sutri che mi dava il problema, non era la nuova provincia. Ok, anche in questo caso la Siria ce l'abbiamo.
rimango in Edessa ed altri ed altre cose tipo di border gore, che adesso, visto che abbiamo la possibilità di farlo senza troppi problemi, sistemiamo per avere un impero dai contorni. Ho fatto un raise all male, scusate, ma raise all non ha senso. Non riesco a sbloccarli, ragazzi. Niente, qui entriamo in un problema, una fase problematica, perché questi eserciti continuano ad andare avanti e non ho voglia di mettere in pausa e sistemare. Dal momento che abbiamo 62.700 sesterzi, chiamiamoli così, me ne frego. Ok. Tra l'altro anche con gran parte dell'esercito draftato. No, ma non abbiamo draftato tutto. Ho fatto un errore. No, abbiamo draftato le persone che piacciono a noi. Ok, ci siamo. Enforce demand anche qui. Benissimo. Disband all anche qui. E adesso facciamo un piccolo zoom. Vedete che, a parte un territorio Zarid e la città di Suri, pausa, la Terra Santa ormai è nelle mani di Roma, quindi farei un piccolo salto. Qui ci sono vabbè, in Montenia, e andrei a fare una guerra per il De Jure, Kingdom of Montenia. E poi arriviamo pian piano anche all'Olanda, che in tantissimi mi avete chiesto. Certo, anche l'Olanda è importante, anche l'Olanda produce border gore. Andiamo in questa prima parte di questo episodio alla sottomissione delle province, tra virgolette, con statuto speciale, possiamo chiamarle così, che nel corso dei secoli hanno avuto un trattamento di privilegio da parte dei vecchi imperatori dell'impero d'Occidente, ma che adesso sotto l'impero romano non hanno più ragione di esistere in qualità di terre indipendenti. E quindi l'obiettivo è che quando entreremo nel XV secolo, nel 1400, l'impero sarà pulito. Avrà confini puliti. Ok? Benissimo, andiamo a dare un'occhiata. Allora, ai titoli. In realtà al momento ne possiamo creare davvero tanti, ma non voglio ancora farlo. Mi sento di dire che i confini dell'Impero Romano d'Oriente sono un po' puliti. Certo, c'è Azov, c'è tutto un discorso ovviamente di Asia, ma questo ci sta, che i confini più in là siano puliti. Demetria la possiamo forse vassallizzare, perché no? È un paliciano. Allora, anche qui la Tessaglia va sistemata con il local army. Potremmo chiamarli momenti la spedizione punitiva dell'impero, cioè l'impero colpisce ancora. Chi è che mi chiama? Un alleato relativamente scarso contro gli Zarid. Quindi la guerra qui è tra Zarid. Ah no, scusate, è un attacco da parte di questa piccola provincia con cui ci siamo alleati per qualche strana ragione. Questa è bella. Vedremo. E comunque dovrò mandare qualcuno a dare una mano. Ok. Intanto, ragazzi, vi dico che la serie che sto facendo in Iron Man su Twitch, quella con il regno di Bitia, i Nubiani, non verrà pubblicata su YouTube e rimarrà soltanto su Twitch. Questo perché voglio premiare chi mi segue anche su Twitch in diretta. Chi non può farlo in diretta ha sempre un mese di tempo poi per vedere i video che rimangono su Twitch, ma non lo porterò su YouTube perché per me è un lavoro extra. E credo che anche chi mi sta supportando in questo progetto
abbia, come dire, un vantaggio, un piccolo bonus. Quindi, se anche voi siete interessati a vedere la mia serie in Iron Man in Africa, con i Cuscinetti con cui stiamo cercando di riportare la religione degli antichi Egizi in auge e per poi fondare l'impero di Abissinia, fatelo, iscrivetevi su Twitch, è gratuito iscriversi e guardare i video, non serve niente, niente in assoluto. Se lo volete fare da telefono dovete scaricare un'applicazione e potrete vedere quella serie, altrimenti quella serie non sarà possibile e sarà soltanto un'esclusiva di quell'altra piattaforma. Questa cosa ha fatto storcere il naso a qualcuno che in modo anche un po' arrogante mi ha detto: no, ma devi anche pubblicarlo. E la risposta è: devo fare quello che voglio io. Quindi accogliete questa notizia, signori. Intanto noi portiamo a termine invece su YouTube questa serie fino al 1454, perché lì sarà la... Come si può dire? Ho dei piani in mente, mettiamola così, per questa serie. Ho dei piani in mente. Detto questo, diamo una mano ai nostri amici qui, nello sconfiggere gli Zarid. E credo che ci metteremo davvero poco tempo perché adesso... Vediamo dove guadagno più live. Ok. Perché adesso marcio sulla loro capitale. Quindi il mio contributo alla guerra sarà interessante. Però buttiamo giù prima i forti in modo da poter... Defeat. Gli Zarid, ragazzi, hanno ammazzato il re nemico. Quindi tanti saluti. Ok. Sembrerebbe che l'impero qui abbia tutto, tranne qui c'è un piccolo regno in Dalmazia, a cui adesso dichiariamo guerra anche in questo caso, De Jure Land. Con il potere conferitemi dal teletrasporto, spostiamo tutti questi 30.000 uomini che erano in Asia, adesso li spostiamo in Croazia e andiamo a catturare la capitale nemica. Io l'obiettivo di questo episodio è che alla fine, chi è morta? Chiorun di Nicea. Alla fine, signori, voglio avere dei confini dell'impero romano puliti. Tanto andiamo sullo Zelos. Perfetto. Questa volta, ragazzi, ho davvero preso troppi uomini, però, Ho davvero preso troppi uomini. Ah, ho perso qualcuno in consiglio, il Marshal. Ai ai ai, non me ne ero accorto. Federico di Gerusalemme. Signori, il nostro Tyrion Lannister adesso è diventato Marshal. Cioè, Federico si candida di diritto tra i grandi personaggi di questa serie. E non fate ironia sul grandi, perché veramente è un grande personaggio della serie, insieme a Jafar, Ranieri, Federico I, Ruggero II, eccetera. E Ruggero IV, ovviamente. Quindi, buon per lui, buon per lui. Adesso addirittura maresciallo d'impero e re di Gerusalemme. Meglio di così, non si può. Ok. E adesso chiudiamo anche questa. Comunque io notavo che Britannia, nostra figlia, adesso andiamo a vedere. Ne abbiamo 7 di figli. Aldor, Bianca, Britannia. A 14 anni... È carina, amazzone, genio, sangue divino ed è già fickle, content and pensive. Io in realtà speravo di averle dato il tratto ambiziosa. Sapete, mi piace molto Britannia come futura imperatrice, però questo content non mi piace per niente. Quindi cambio idea, io sono fickle. Perché in realtà re di Norvegia, signori, Magnus III potrebbe essere il secondo imperatore romano, Magno Altavilio di Messina, però... Insomma. Vedremo. Che cosa c'è qui in Spagna? Severino di Napoli, però è sempre sotto di noi. Io direi che l'unica macchia orrenda che abbiamo qua adesso è la Friesland, che ho chiamato prima erroneamente Olanda, invece è la Friesland. E andiamo a fare la conquista qua. E poi dovremmo aver chiuso, se non sbaglio... I problemi di Border Gore.
O perlomeno quelli più palesi. Qui c'è un'altra contea di Lollardi. A Caithness. Che però è un po' un territorio di confine, così come qui in Finlandia e così via. Va bene, dai, vediamo. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Secondo me qui basta un assedio e poi la Friesland diventa nostra. Quindi chiudiamo. E adesso l'impero, con il potere conferitomi del teletrasporto, va in Scozia a fare la stessa cosa. Ma il casus belli... No, quello che costava meno. Pazienza. Vai. Anche qua. Praticamente in 10 anni spedizioni punitive di qualsiasi tipo sulle province rimaste indipendenti. Le cuneo della serie. Perché l'Islanda in questa serie è nostra. L'impero romano in Islanda. D'accordo. Boom. Boom, boom, boom. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Allora, questo adesso abbassa la velocità. Questo è l'impero nel anno del Signore 1375. Perfetto, la Galizia e Volinia è effettivamente l'unica grande potenza ai nostri confini. Il sultanato Zarid è ancora in piedi, ma non possiamo fare guerra, vero? Invece sì, invece possiamo. Invece possiamo fare guerra, ragazzi. Non posso purtroppo fare il forced vassalization perché ha troppi counties. All the Euro lands sarebbe carino. Restore imperial non mi interessa. Holy War for a Kingdom l'abbiamo già fatto. Peccato. Allora potremmo fare una crociata per l'Armenia, per il Caucaso. La crociata per il Caucaso mi piace molto. Per la Yazira, per la Siria, per il Daylam, per la Persia, per il Sultanato, per l'Ilgazi. Allora, la crociata per Yazira può essere una buona guerra, che non ha costo, e questo ci porterebbe a espandere, signori, la musica che ci piace, ad espanderci ancora un po' di più, sempre verso il cuore della Persia, quindi sull'Iraq. E credo che questa sia una buona campagna da fare, visto che questo episodio è prettamente militare. Ci può stare. Allora, dal momento che questi amici hanno un esercito abbastanza grande, diamo l'ordine di raise all, portiamo su 250.000 uomini e li mandiamo all'attacco. Però iniziamo subito a spostare. Il gioco sta dando dei segnali di cedimento, ragazzi. Dà dei segnali di lag. Questo è interessante. Ok, dava dei segnali di lag perché stavo spostando le truppe con il... mentre stavo ancora reclutando. Molto interessante sta cosa. Adesso non lo dà più. Qui c'è un discorso di ottimizzazione del gioco, secondo me, un po' strano. Ma siamo in late game, quindi può starci. Ok, ragazzi. Il gioco non risponde più. Mettere o togliere la pausa è problematico. Ok. Sì, è questa nuova patch che ha aggiunto il drafting delle unità in tutti i punti della mappa, che ovviamente dà problemi.
quindi mi immagino che lo fisseranno prossimamente. Comunque ora il nostro glorioso Federico di Gerusalemme guida l'esercito per la crociata qui a Oriente. Interessante vedere che l'assedio impiega svariati giorni in realtà. E ovviamente i miei regni, i miei sovrani cristiani di Occidente, ormai cristiani, perché la Chiesa va riformata ma è una sola, stanno dando una mano con gli assedi. Allora, vedo che qua arrivano i nostri avversari con 44.000 uomini, io li sfido in campo aperto perché voglio testare la forza del mio esercito, che è in inferiorità numerica, ma che secondo me ha una qualità molto più alta. E infatti, la cavalleria pesante, la cavalleria leggera e le picche aiutano. In più abbiamo un più 66. Ah, perché il nemico è in debito. Non solo per Federico. Però adesso vediamo la battaglia. È una battaglia che l'impero romano stravince. E infatti andiamo già al 61%. Bene. Iniziamo a muoverci verso la capitale. Quante derrate abbiamo? 81. Credo di poterla vincere anche andando in Iraq, a Mosul, Ninive e prendendo quelle fortezze. Questa battaglia campale è stata davvero fondamentale. Forse questo episodio è stato quello meno gioco di ruolo tra tutti quelli che abbiamo fatto, ma se ci pensate, è stato anche quello più realistico perché di avere tutto questo border gore dopo la dichiarazione dell'impero romano non ha granché senso. E quindi ci sta un imperatore che nel giro di un decennio decide di soggiogare tutti e poi riprende la campagna verso l'Oriente, che è il suo chiodo fisso. Britannia è diventata adulta, fatemi vedere. È Britannia, ragazzi, è il Mastermind Philosopher. Io sono sempre più tentato di designarla come erede, però ho paura, non saprei. Not the Hauteville, vediamo, e per some of our skills. Qui abbiamo un Svatopluk Lorain, che è intelligente, erculeo e bellissimo. Ha 26 anni, è un cieco però nella nostra cultura. Lo sposiamo matrilineare con Britannia, nostra figlia. E sarebbe divertente avere un'imperatrice di nome Britannia. Sapete perché si chiama così? Perché nacque quando suo padre combatté la guerra civile romana, la prima e unica per adesso guerra civile romana, contro tutti i re che cercavano di ribaltarlo. Lei nacque mentre un gruppo di sovrani tedeschi e francesi tentavano di aiutare la regina di Britannia a diventare indipendente e quindi di fondare l'impero di Britannia. Ma la Britannia rimase romana e Britannia fu anche il nome che decidemmo di assegnare alla figlia. Quindi l'idea di darle un ruolo importante in questa serie c'è comunque. E adesso però chiudiamo la guerra con un Enforce Demand. Crociata vittoriosa. Crociata vittoriosa. Allora, guardate un po' gli Zarihid adesso che continuano a retrocedere. Continuano a perdere terreno. L'impero romano sembra inarrestabile qui. Adesso abbiamo troppi vassalli, chiaramente. Possiamo fare un trasferimento e poi dobbiamo creare dei titoli. Questo è importante. Credo che faremo un episodio ad hoc di gestione dei titoli. Io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi chiedo di lasciare un pollicione in su. Come sempre. Nell'anno del Signore 1376, l'11 del mese di gennaio, l'imperatore Ruggero, che ormai ha i capelli e la barba bianchi, sebbene la sua corona d'alloro completamente dorata lo faccia risplendere, inizia ad essere anziano, quest'uomo, ha 57 anni, non troppo anziano, e per un Erculeo va bene, però la sua salute al momento è ok, non è troppo in salute perché ha la sua età. E guardate che impero. Guardate che impero ha, manca chiaramente l'impero di Russia per avere il controllo totale dell'Europa più il Mare Nostrum e adesso anche porzioni di Arabia e nel tempo forse anche di Persia. Wow,
Bella storia, il prossimo capitolo arriva presto, sempre su Andio Channel, rimanete sintonizzati. A presto.